Alla stazione di Vercelli, sulla panchina di pietra, una ragazza con le gambe nude accavallate fuma una sigaretta. Ha forse i capelli rossicci e le scarpe grosse, ma da questa distanza altro non so, non so se è una bella ragazza, non so che tipo è, però già un poco la amo, perché è lì, in questo vento che si alza e non si capisce di che stagione è, in questa sera tra freddo e caldo, in questo tempo impreciso, un poco la amo perché è lì, con le gambe nude, accavallate, magre mi sembra. Passa un merci sul terzo binario e scompiglia le cose. Arriva il regionale veloce 2028 che stiamo aspettando. Salgo in treno nella porta dove sale lei e mi siedo davanti a lei deliberatamente per sfidare la realtà. Ora è diversa, ben delineata, ha i capelli in effetti rossicci e le gambe ben fatte, non così magre. E la gonna corta, nera, nera anche la giacchetta. Scrive su un telefonino. Io invece stavolta scrivo su un foglio di carta con la penna. Direi che potrei continuare ad amarla. È già una storia lunga, con tanti luoghi. La banchina, la panchina, il vento, il treno, tante angolazioni. Ora viene il temporale, battono chicchi di grandine sui finestrini. Lei mi guarda perplessa. La storia si arricchisce di un meteo diverso. Ora lei sente musica dal telefono che è giallo con il cavetto blu. Batte il tempo con il ginocchio. Non sento la musica che sente, ma osservo il ritmo del ginocchio. È un bel ginocchio, tondeggiante. Io non preferisco i ginocchi troppo a punta. Mi piace come balla seduta sul sedile. L'amo già di un amore più profondo, arricchito di gesti e di movenze. Quanto tempo è passato dallo sguardo in stazione del lontano? Quanto tempo? Forse anche più di 10 minuti. Agli occhi chiari, azzurro chiaro, e poi siamo in arrivo a Santià. Vedo che ritira le cose, scende. La guardo di spalle, ha una calza deliziosamente sbagliata dietro un ginocchio. Ecco, è andata. Mi ha mollato così, da solo, sul treno, la proseguita per Torino, ma bisogna accettarlo, bisogna. È stata una bella storia d'amore, da Vercelli a Santiago. Bravo! E ci te dico contro i treni rapidi. I treni rapidi hanno i finestrini che non si aprono. Quindi non sono veri treni, ma capsule o supposte, come gli abominevoli aeroplani o le automobili climatizzate. I treni rapidi hanno il supplemento rapido, a volte Intercity, a volte Eurostar, e sono tutti soldi buttati, un insulto a chi ha bisogno per mangiare. I treni rapidi arrivano troppo rapidi, e questo toglie tutto il gusto del quieto paesaggio, dell'odore di piscio o rosmarino delle stazioncine. I treni rapidi sono come mangiare il fast food, sono una sveltina di una puttana frettolosa e costosa, sono la macchina fotografica di un turista giapponese. I treni rapidi a volte poi non sono in perfetto orario e intracciano il traffico facendo ritardare i diretti e i regionali che devono attendere che sprecci la loro prepotenza e un sopruso di classe. I treni rapidi hanno dentro una cattiva compagnia, gente che legge stampa di destra, o peggio ancora stampa finanziaria, e dà ordini e appuntamenti col cellulare, allargandosi come una piota. I treni rapidi sono una sventura ambientale, sono correre troppo che fa male, sono perdere tutte le occasioni passando oltre, da veri coglioni. I treni rapidi sono una trappola, questo mondo è pieno di trappole e tutta la gente ci cade, peggio dei topi, come fanno a non vedere i finestrini bloccati? I finestrini piombati vuol dire che il treno è per Auschwitz, è talmente evidente, idioti. I treni rapidi
sono celle frigorifere di oritorio, sono la follia che separa la via dal suo contorno, sono la non andata e il non ritorno, e non vedere né l'inizio né la fine del giorno. I treni rapidi sono la perdita del senso del viaggio, dunque del senso del tempo della vita, sono una cosa che prima di cominciare è già finita. Basterebbe non prendermi. Ma ho visto, ahimè, in una stazione, un treno regionale coi finestrini ermetici. Un treno regionale a due piani, truccato rapido, sigillato, con l'aria condizionata che spacca le ossa. Un treno regionale moderno, perché nessuno, per povero che sia, riesca mai più a fuggire dall'inferno. Ma se noi facciamo un giro con la Vespa, quando la sgrocco mio figlio, e facciamo i lavoretti per pagare le bollette, e ti preparo a colazione con il burro di soia, e troviamo le cose per terra, e ci baciamo, e guardiamo accendersi il campanile, e ceniamo un'ora qualsiasi con mozzarella, pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo, e ci buttiamo sul letto un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori. Ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da un euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi tu come vuoi pensare che ci manchi qualcosa?